Ciao a tutte, ciao a tutti. Oggi è non è Natale ovviamente, ma siamo in periodo natalizio. Mi è arrivato un regalo, io ovviamente l'ho già spacchettato perché volevo vedere che cavolo fosse. E siccome io il 17 di dicembre devo andare a vedere Star Wars Rogue One, parlando con alcune persone, qualcuno mi ha detto: ma perché non vai vestito da Obi-Wan Kenobi? Io onestamente è una cosa un po' particolare. Mi è arrivato un regalo, che ovviamente ho già spacchettato, mi è arrivata un mantello che è praticamente il mantello di Obi-Wan, che è gigantesco, ce ne vanno tre di me qua dentro. Mi è arrivato un pantalone che non so che razza di roba è. Poi mi è arrivata, guarda, ma tu cazzo, tutto mi è arrivato. Mi è arrivata, guarda, la camicia, quella che va sotto, questa credo che mi vada. La camicia che va sotto, poi mi è arrivata della roba che non so. Ah no, questa so cos'è. Questa è la tunica che avrà bisogno di una stirata perché è inguardabile praticamente, che va sopra la camicia. Poi questi non so che cazzo sono, onestamente. Se qualcuno di voi lo sa, per favore, me lo scrive nei commenti. Qua, queste credo che vadano tipo cintura, una roba del genere, però ce ne sono più di una, onestamente. Non so, guarda, ce ne sono tre di queste cose, di cui una ha lo strap, ha lo scratch praticamente, mentre le altre no. E infine, abbiamo anche la cinta. C'è tutto, praticamente c'è tutto. Quello che però mi è stato scritto, mi è stato detto che questo vestito mi è stato dato in regalo. Ovviamente io pensavo di mettermelo onestamente a carnevale. Ma qualcuno sta insistendo per dire perché non te lo metti quando vai a vedere Star Wars Rogue One. Io avrei fatto comunque il video della recensione. Che ne pensi? Faccio questa cosa? Se pensi che io debba farla, che mi debba vestire da Obi-Wan Kenobi, in realtà non è la prima, ma sarà il secondo e il terzo giorno di Star Wars Rogue One. Dai, scrivilo nel canale, dimmi cosa ne pensi. Boh, se votate e mettete tanti mi piace, io alla fine sta cosa la faccio, eh. Mi vesto veramente da Obi-Wan e farò la recensione poi al film e ne parleremo insieme. Ok? Va bene, nella vita bisogna prendersi sempre in maniera molto leggera e onestamente penso che sia più saggio essere un po' più, come dire, un po' più tranquilli, tra virgolette leggeri, che non vuol dire superficiali, piuttosto che essere pesanti nella vita. Ogni tanto fare queste cose aiuta a tornare bambini e soprattutto a recuperare il buon umore e a mantenere la mente aperta e curiosa. Io ti mando un abbraccio grande, se il video ti è piaciuto metti mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao, mi raccomando, se vuoi che mi devo vestire così il 17 di dicembre al film Star Wars Rogue One, mi raccomando, metti mi piace e scrivi il commento, dimmelo, scrivilo qua sotto. Un abbraccio, ciao!